Abbiamo già visto che questo studio, denominato rebound, differisce dallo studio tiro libero per l'aggiunta del contatto tra la palla e il campo da gioco, ciò che provoca il rimbalzo della palla con gli oggetti del campo. In questo caso, la velocità iniziale è di 7 metri al secondo e richiede parecchi secondi per calcolare i contatti e non sto a ricalcolarlo. Quindi faccio clic su Esegui dall'inizio e vediamo che la palla rimbalza sul ferro del canestro. Cambia la traiettoria e quindi rimbalza sul pavimento. Ovviamente, se si va a indovinare la velocità corretta, la palla può entrare nel canestro. Provo ora a impostare una velocità di 7,4 metri al secondo e faccio clic su Calcola e vediamo che cosa succede. La palla rimbalza sul canestro. Poi sulla tavola verticale dopodiché passa attraverso il canestro. Ora rieseguo a velocità normale e vediamo la traiettoria della palla. Per vedere ancora meglio, eseguo uno zoom e cambio la velocità a 0,25%, ossia a un quarto del normale, e si può vedere meglio quello che succede. Oltre a trovare la velocità ottimale per tentativi, in analisi del movimento è possibile farla trovare al sistema facendo uno studio parametrico di ottimizzazione. Si chiama nuovo studio di design. In questo caso ne è già stato impostato uno ed è questo. Con questo studio si può decidere di far provare al sistema di spazzolare tutte le velocità iniziali, in questo caso da 7 metri al secondo a 8 metri al secondo. Quando si mettono questi parametri, l'ottimizzazione può anche fare un calcolo in automatico di queste combinazioni possibili. Si imposta l'intervallo di calcolo, in questo caso 0,25 metri al secondo. E da che valore di velocità a che valore di velocità? Da 7 metri al secondo a 8 metri al secondo in questo caso. Quindi sono io a decidere quali valori deve andare a spazzolare. In pratica il software fa le prove su questi tentativi. Una volta che ha fatto tutti i calcoli, lo scenario è questo. Scenario 1, 7 metri al secondo. Scenario 2, 7,25 metri al secondo. Scenario 3. Scenario 4, eccetera. I valori di spostamento in rosso sono quelli non buoni, dove la palla non va a canestro. Quelli su sfondo bianco invece sono quelli in cui la palla va a canestro. Quindi Motion fa una specie di ottimizzazione e poi su 10 valori diversi di velocità iniziale alcuni vanno bene e altri no. Ora ci si può chiedere come fa il software a sapere che la palla deve andare a canestro. Il segreto è in questo spostamento, che in questo caso deve essere minore di 0,111 metri. E questa è la distanza massima tra il centro del canestro e il centro della palla per andare a canestro. E questo è un valore che sta qua nei sensori. Quindi si possono tenere sotto controllo delle grandezze, in questo caso la distanza tra il centro del canestro e il centro della palla. Per adesso basta sapere questo ed avrò modo di parlare ancora dell'ottimizzazione più avanti.